Ma la palestra posso agganciare? Sì. Volevo ringraziare in modo particolare gli organizzatori di questa iniziativa, di questa manifestazione. Una manifestazione che deve far riflettere ognuno di noi rispetto a quelli che sono accadimenti quotidiani, e per gente come noi che è abituata a vedere il mondo dall'alto delle due gambe, è motivo di spunto e di riflessione. Ed è giusto che coloro che hanno ideato questa giornata abbiano cercato di focalizzare questa vicenda, questa questione, chiamando tutti gli attori sociali ad una presa di responsabilità, prima di cognizione e di conoscenza, e poi una presa di responsabilità per cercare in un prossimo immediato futuro di interpretare quelle iniziative e quelle azioni finalizzate a lenire quelle che sono le problematiche che nella quotidianità gli amici nostri purtroppo sono, diciamo, chiamati a vivere. Quindi è giusto sottolineare questo aspetto non una volta, ma azione del nostro programma di cittadinanza attiva, nel quale ci stiamo impegnando da anni, perché, come ha correttamente detto il moderatore, il problema non è dei cosiddetti disabili, il problema è di tutti noi. Lui ricordava i tacchi, come vedete dalle mie scarpe non uso tacchi da tantissimi anni per paura di incorrere in incidenti di percorso, quindi è un problema che riguarda tutti noi cittadini. La regione Campania è una regione all'avanguardia su questo principio della cittadinanza attiva, che esprime la sussidiarietà orizzontale, cioè la condivisione dei cittadini con le autorità per quanto riguarda l'attuazione dei diritti e la risoluzione delle problematiche, quindi un costruire insieme, non una critica e una semplice sterile enunciazione delle criticità e di ciò che non va. Allora noi cittadini, tutti desiderosi di poter esercitare i nostri diritti, di ovviamente assolvere ai nostri doveri, perché la cittadinanza attiva è una medaglia con appunto due facce, sia l'esercizio dei diritti sia l'adempimento dei doveri. E quindi è un impegno culturale che tutti insieme desideriamo fare, che desideriamo sollecitare a tutti gli altri, anche ovviamente non Lions. Ringrazio pertanto la UIDM perché ci dà questa occasione e sono stati presenti nella nostra riunione di circoscrizione a Napoli, testimoniando questa partecipazione all'impegno civico di tutti i cittadini, senza barriere, senza discriminazioni, senza distinzioni. Ringrazio il Comune di Ischia per l'ospitalità che dà, per la sensibilità che quindi ha mostrato ospitando questa manifestazione verso la nuova frontiera della sussidiarietà orizzontale, che deve rendere tutti noi cittadini campani orgogliosi perché siamo stati punto di partenza. Ora l'ha adottata anche la regione Piemonte, la Puglia, il Piemonte, la Liguria, quindi Napoli e la Campania in generale come punto di partenza di un cambiamento culturale. E scherzosamente il nostro governatore incoming ha detto la spedizione dei 1000 al contrario. È da Napoli che parte la conquista, ma non di territori e di economie, la conquista di una nuova frontiera di civiltà che gioverà sicuramente a tutti noi.
anche per il taglio che si è dato a questa manifestazione. Sarebbe stato, diciamo, facile cadere nella polemica, invece devo dire la verità, c'è stato un atteggiamento molto costruttivo. Quindi io, da rappresentante di un ente locale, quindi di una istituzione, colgo questa sensibilità e questa grande dignità. Bisogna, diciamo, trasfondere, tradurre in forza propositiva e concreta quella che è l'incontro che abbiamo avuto stamattina. Noi come amministrazione la sfida lanciata la accettiamo e cercheremo con maggiore attenzione di implementare tutte quelle attività finalizzate a ridurre quanto più possibile il disagio di coloro che, come dicevo prima, non vivono il mondo dall'altezza delle due gambe. Chiaramente, con un po' di orgoglio, devo dire che noi qualcosa, poco, molto poco rispetto a quello che c'è da fare, stiamo cercando di farlo. Dovremo canalizzare con maggiore attenzione gli sforzi che fino ad oggi si sono comunque portati avanti, cercando ognuno di fare la propria parte, perché quando si parla di rivoluzione culturale è quella rivoluzione in cui anche ognuno in qualche maniera deve essere cosciente che nella quotidianità può fare qualcosa per ridurre un problema o un disagio a un proprio fratello, a un proprio congiunto, a un proprio amico nella quotidianità, parcheggiando la macchina in maniera retta, cercando di rispettare quelli che sono gli accessi alle zone a traffico limitate, dove dovrebbero essere previste, diciamo, in maniera istituzionale delle aree dove il diversamente abile dovrebbe circolare con maggiore serenità, come comunque spesso succede, c'è il malvezzo, il malcostume di utilizzare o di abusare, per esempio, i veicoli dei familiari, dei portatori di handicap, no? Allora proprio c'è bisogno di far nascere, far scoccare quella scintilla e quella rivoluzione culturale per cui ognuno è più attento, una rivoluzione, diciamo, di civiltà rispetto a queste cose. Per quanto ci riguarda, noi non ci tiriamo indietro, ringraziamo chi ha avuto questa sensibilità stamattina nell'invitarci e nel coinvolgerci, e da domani ci saremo più ricchi e arricchiti nel portare avanti, diciamo, la nostra azione nella pubblica amministrazione. Grazie a tutti. Esatto, abbiamo fatto un intervento con l'Istituto Commerciale di Casamicciola del Geometri, perché noi pensavamo, ecco, che questo poteva essere il futuro dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Da lì, in un mese e mezzo di lavoro per preparare non solo la manifestazione, ma anche per dare una serie di iniziative che praticamente faranno che questo convegno di oggi e questa manifestazione non finisce qua. Noi abbiamo nominato un comitato ristretto formato dai componenti delle associazioni che hanno collaborato o che vorranno collaborare nel futuro, che è presieduto dall'architetto Giovannangelo De Angelis, che voi avete sentito poc'anzi. Quindi noi iniziamo adesso il lavoro e naturalmente chi vuole collaborare per andare avanti, abbiamo diversi progetti, uno l'avete visto, anche quello del CAI, dei sentieri, un altro che il Rotary ha preannunziato dell'accoglienza nel porto, quello appunto del piano dell'abbattimento delle barriere architettoniche, ma tante iniziative piccole ma che cercheranno di modificare anche il cambiamento di mentalità. Quindi grazie a tutti quelli che hanno collaborato e sappiate che noi oggi iniziamo, non finiamo.